Don't wait for tomorrow. Live for today. La nuova guida turistica con 31 esperienze da fare a Marotta e Mondolfo, nuove tappe da intraprendere, luoghi da visitare, cucine da assaporare all'interno di uno dei borghi più belli d'Italia e della Riviera, riconosciuta bandiera blu anche per questo 2021. La mini guida è stata presentata dal Comune a bordo del trenino dei ricordi, vera novità di questa stagione estiva, il quale gratuitamente accompagnerà i visitatori alla scoperta del territorio. Le 31 tappe indicate nella guida sono tutte occasioni di soggiorni prolungati e vacanze brevi per turismi adatti ad ogni età ed ogni stagione dell'anno. Tra queste c'è anche la possibilità di percorrere il lungomare dei Mosaici, ma anche quella di passare in bicicletta nell'aeropista della Seconda Guerra Mondiale, il windsurf, la barca a vela, le passeggiate notturne tra le vie del borgo. E ancora la possibilità di ammirare il cinquecentesco bastione di Sant'Anna a Mondolfo, unita a quella di poter gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio, patria degli spaghetti al sugo di tonno e alici e dei tagliolini alla fava. Rilanciamo il territorio con questa guida, nuova guida turistica. È una guida fatta di esperienze, quindi diversa rispetto a quelle che si trovano in altre località turistiche. E tante esperienze sia a Mondolfo che Marotta. Se siamo arrivati a questa guida è frutto del lavoro di squadra di tanti nostri concittadini e ne siamo orgogliosi. E diverse esperienze non le hanno fatte neanche alcuni nostri concittadini e quindi sarà una sorpresa anche per tanti nostri cittadini per conoscere il nostro territorio in modo diverso, dal borgo antico fino al mare. 31 esperienze completamente differenti tra loro, esperienze che si possono fare tutto l'anno, perché poi questa è una guida che non ha assolutamente stagione, è valida sia d'estate che d'inverno. Come dicevo, esperienze completamente diverse, un territorio delle due vacanze in una. Quest'anno di nuovo sicuramente, oltre a questa guida anche interattiva, la novità sicuramente a cui anche io tengo di più è quella del trenino. A Marotta dopo circa 50 anni torna a girare il trenino dei ricordi. È stato fatto proprio un percorso ad hoc proprio per riportare questo trenino e far rivivere ai nostri cittadini, ma anche e soprattutto ai turisti, questa esperienza in maniera un pochino diversa rispetto, come ho detto, a quello che si trova di solito in giro. È una guida di nuova generazione, diciamo una guida 4.0, legata più che altro all'aspetto social, collegata attraverso dei QR code, attraverso delle immagini ai nostri social. Sfogliando questa guida e pagina per pagina portare a sé tutte le esperienze, le 31 esperienze all'interno della guida, si dà la possibilità ai turisti, ma anche ai locali, di poter apprezzare tutte le bellezze e tutte le peculiarità del nostro territorio.